Catanzaro-Messina, una partita decisamente dal sapore particolare. I cancelli del Ceravolo rimangono chiusi e gli spalti vuoti. Questa è la decisione del prefetto Luisa Latella di far giocare la partita per motivi di ordine pubblico e di sicurezza a porte chiuse. Una decisione che non è stata ben gradita né dalla società e nemmeno dai tifosi, soprattutto dai tifosi. L'hanno fatta apposta perché vogliono il male del Catanzaro. Perché sapendo che questo era un momento che si poteva affacciare con il presidente, i tifosi, la squadra che viene da due vittorie, e allora stasera ci poteva essere un buon incasso. Invece ce l'hanno fatta apposta per paralizzare. Che poi io vorrei spiegare una cosa. Come fai a dire per ordine pubblico? L'ordine pubblico è tanto facile secondo me, no? Tu non fai venire i tifosi e noi non andiamo lì. Ma che significa che tu non fai entrare a porte chiuse? Forse il prefetto si è smarrito ultimamente, perché qualche mese fa a Catanzaro si è giocato contro il Cosenza, con il quale l'anno scorso ci sono stati problemi, eppure si è giocato, sono venuti i tifosi del Cosenza. Io sta decisione non riesco a capirla, a meno che sotto non ci sia qualcosa di più grave, lo vedremo molto presto, perché se qualche altra partita non si giocherà, evidentemente c'è qualcosa di più grave che non vogliono dire, ed è facile intuibile. Probabilmente Catanzaro, nonostante è il capoluogo di regione, non ha il numero giusto di addetti all'ordine pubblico. Secondo lei, da parte dei tifosi sarebbe stato necessario farsi sentire in maniera diversa, fare qualcosa, farsi insomma rispettare in qualche modo? Ma noi, se qualcuno non l'ha capita, siamo forse la tifoseria più civile d'Italia. Il fatto di non venire qua è una protesta vera e propria, questa è la vera protesta. Chi siamo qua? Siamo qua venuti a bere un caffè qua al bar, ma non siamo venuti a protestare, perché questo prefetto, questa situazione non merita nulla, non merita nessuna attenzione da parte nostra. Mi sento offeso, perché il nostro prefetto, cara mia, ci ha trattati come dei terroristi. Questa è forse la città più calma d'Italia, se non del mondo. Non è mai successo niente e ci hanno condannato così. Me lo dovrebbe spiegare, per favore. Sicurezza e ordine pubblico stasera potevano essere garantiti in maniera diversa, secondo lei? In che maniera diversa? Con un po' di buon senso. Bastava non far venire i tifosi del Messina. Io non lo so se una situazione del genere a Roma, a Milano, che sia, l'avrebbero bloccata e non andare alla stadio nessuno a chiudere i cancelli. Però a Catanzaro, cara mia, succede di tutto e di più. Io dico che chi non è in grado di stare su quella poltrona, che vada a casa. Perché se non riesce a gestire una situazione così molto semplice, è inutile che sta a quella sedia a riscaldarla, non vale la pena. Mette gente con gli attributi. I nostri signori politici, cara mia, che ci fosse stato uno ad alzare un dito. Qualcuno forse ha fatto finta così, tanto per. Perché questi signori purtroppo si fanno sentire solo al momento elettorale, sai, questa città non è amata dai politici, amano solo il proprio tornaconto e mi dispiace tantissimo, credo. Io sinceramente mi sento umiliato da cittadino, perché siamo l'ultima città che possa esistere in tutti i sensi. Ma secondo me questa sera i tifosi del Catanzaro hanno subito un fortissimo oltraggio a quello che è comunque il loro stato di tranquillità nel vedere le partite di calcio. Ricordo pochissimi eventi negativi, se non 10-15 anni fa, ultimamente proprio penso che non ci sia nessuna necessità. Non lo giustifica quindi questa scelta? Io penso che si è precluso troppo velocemente alla paura. Perché bastava sopprimere la presenza dei tifosi del Messina per risolvere anche le ipotetiche problematiche. Barra porte chiuse, è ironico? È molto ironico, perché questo avremmo dovuto scrivere città a porte chiuse, perché è simbolico per quanto riguarda quello che in questo momento sta succedendo nel nostro tessuto sociale ed economico. Guardi, è una cosa che io neanche mi sognavo che poteva esistere nella vita, cioè arrivare a una certa età e non poter entrare allo stadio a vedere una partita in casa dove gioca la mia squadra, per motivo di ordine pubblico. Bene, ordine pubblico,
lascia la squadra avversaria, il tifoso avversario, li lascia a casa, non li fai arrivare a Catanzaro e noi andiamo a vederci la partita. Anche perché se così è e c'è qualcosa di più profondo che noi non riusciamo a capire o a sapere, col Catania sarà la stessa cosa, peggio ancora col Catania. Perciò ogni volta che noi abbiamo una partita da fare in casa ci vengono a dire ordine pubblico. Poi è capace che la partita fuori casa col Messina, a Messina possiamo andare tranquillamente. Perciò sono due pesi e due misure. C'è qualcosa con il nostro presidente Cosentino che non è digerito tanto neanche dai nostri politici di Catanzaro. Politici che io non vedo nessuno qua, dove si dovrebbero fare sentire e vedere, cosa dire altro, niente, siamo in questa fogna di città, troppo. Ma tutti quanti noi tifosi, non solo tifosi, pure i cittadini catanzaresi non abbiamo accettato proprio per niente, perché è ingiusta una decisione del genere, dopo che domenica scorsa il Messina ha giocato col Catania, vabbè, non sono andati i tifosi del Catania, però hanno potuto seguire la partita in 20.000. E poi tutti questi problemi dove sono? Abbiamo iniziato il campionato tranquilli, non era mai successo niente. Diciamo, non è che eravamo in tanti nelle ultime partite. Però... Ti ricorda dei precedenti particolari che magari hanno potuto spronare questa decisione? Sì, vabbè, c'è stato qualcosina il campionato scorso, l'anno scorso, però non giustifica tutta questa... diciamo, la chiusura totale dello stadio in questa occasione. Non bastava non far venire i tifosi avversari, insomma avremmo seguito la partita tranquillamente, ma comunque proprio non è accettata proprio per niente da nessuno ed è molto ingiusta questa decisione. Perché con Cosenza il signor prefetto, il signor questore non si sono posti questo problema qua, invece con il Messina sì? Questo non, ancora non l'ho capito. Se qualcuno esce con un comunicato ci spieghi il motivo per cui hanno fatto questa scelta, la posso anche accettare, ma in queste condizioni non l'accetto, guarda. È una vergogna proprio. C'è tre motivi per cui oggi questa partita è stata considerata a rischio, è il fatto che lo stadio si trova nel centro urbano della città. Lei pensa che potrebbe essere una soluzione quella di creare una nuova struttura, un impianto sportivo in un posto diverso, quindi lontano dal centro storico, dal centro urbano? Guarda, sicuramente diciamo un altro impianto sportivo, un altro sarebbe ottimo in periferia, anche per avere la viabilità stradale. Qua effettivamente questo stadio è stato creato negli anni in cui era periferia e ce lo troviamo. Però non è questo il problema di oggi, capiamolo, non è il problema che oggi noi tifosi non sono potuti entrare perché per ordine pubblico o per la partita a rischio. Direi che siamo la città più sicura del mondo con questo prefetto, questo questore e questa forza pubblica. Perché hanno tenuto fuori 200 persone del Catanzaro per fare che cosa? Che cosa vogliono dimostrare? Cosa vogliono dimostrare? Spero che il nostro prefetto sia eletto dall'Arcangelo Gabriele e andare a Roma contro l'ISIS per il Giubileo. Questo voglio dire solo. Sul fatto che lo stadio è ancora ubicato nel centro urbano, questo potrebbe essere un motivo di sicurezza? Abbiamo speso talmente tanti soldi negli anni che ne avremmo fatti tre stadi nuovi, però non so dove sono finiti i soldi.